Essere presenti e cominciamo questa conferenza stampa. Come responsabile del Dipartimento Commercio di Fratelli d'Italia, sono molto contento che insieme ai colleghi Trancassini, Cagliata, Zucconi e anche altri, ma questi sono quelli che più hanno seguito questa vicenda, oggi presentiamo questa attività che appunto il partito vuole intraprendere in modo deciso. Ancora una volta a supporto della filiera della ristorazione, dei bar, delle pasticcerie, dei pub, insomma di tutto quel mondo del pubblico esercizio che noi riteniamo essere stato, come altre categorie, abbiamo lavorato tanto per esempio sul tema del turismo, sono state, penalizzate da questo governo. Riteniamo però che oltre alla penalizzazione rispetto appunto ai ristori, agli indennizi, a tutto quello che abbiamo visto in queste settimane, la ristorazione abbia anche, diciamo, subito una penalizzazione ulteriore anche dal punto di vista di questi continui stop and go, di queste continue chiusure, di queste chiusure ad orari un po' strani, cioè il ristorante è salubre a pranzo ma è poco salubre a cena, si può arrivare fino alle 18, dopo incomincia a essere più pericoloso secondo qualcuno che sinceramente a noi lascia alquanto stupiti, soprattutto in prospettiva di una continua appunto delimitazione delle zone a colori vari che appunto limitano questi orari. Quindi noi riteniamo che ci sia anche un vulnus giuridico rispetto a queste decisioni, non sono supportate, o almeno non sono supportate chiaramente da scelte anche scientifiche, neanche il Comitato Tecnico Scientifico, ripeto, è riuscito a dare delle indicazioni precise, anzi, se le ha date forse più chiaramente per le aperture che per le chiusure, quindi riteniamo che il governo sia responsabile di un danno importante nei confronti di questa filiera. Quindi oggi, e qui poi passerò la parola al collega Trancassini, noi presentiamo questa diciamo, iniziativa del partito che va a supporto di questi imprenditori, un'iniziativa giudiziaria legale di supporto appunto a un'azione civile di risarcimento danni, insomma, che riteniamo possa in qualche modo supplire alle carenze del governo in questa fase. Quindi do la parola al collega Trancassini, salutando anche i signori Paolucci e Stocco che rappresentano appunto e sono qui presenti, rappresentano anche un po' il mondo della ristorazione che casomai dopo potremo sentire. Sì, no, ho ricordato prima gli amici Zucconi e Cagliata, li ricordo perché, ripeto, anche con loro tante attività e azioni anche nelle commissioni attività produttive sono state fatte proprio durante i vari decreti che ricordo sono stati affrontati dalla Camera dei Deputati. Abbiamo cominciato col Cura Italia, col rilancio, con liquidità, con Ristori 1, 2, Ter, Quater e quanto più possiamo ricordare e in ognuno di questi conversioni di decreti noi abbiamo sempre supportato questa categoria del pubblico esercizio. Paolo, se vuoi. Sì, grazie, buongiorno. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e ringrazio i colleghi Zucconi e Cagliata che, insomma, con i quali abbiamo condiviso prima la protesta dello sciopero della fame. Adesso facciamo questo altro passo azione nei confronti del governo, nei confronti di Conte, per questa clamorosa penalizzazione della filiera della ristorazione. Ringrazio il nostro capo dipartimento onorevole Osnato e il nostro presidente Lollobrigida per aver dato spazio a questa iniziativa, che è un'iniziativa concreta, che avrà oggi un inizio ma avrà una fine, perché è un'azione che noi intentiamo nei confronti del governo Conte, perché ne abbiamo tutti i presupposti, perché il CTS non ha mai detto che i ristoranti sono sicuri a pranzo e non a cena, una incongruità, una assurdità, una barzelletta che però ha messo ancora più in ginocchio e ha prostrato le nostre attività. Il Tribunale di Roma, la sesta sezione, ha recentemente statuito che i DPCM sono praticamente carta straccia, non hanno grandissimi profili di incostituzionalità e soprattutto abbiamo visto, se ne serviva da un punto di vista strettamente empirico, che chiudere i ristoranti non è servito a niente. E contemporaneamente fare il cashback, riempire i negozi di gente, spingerli al consumo, mentre le nostre attività erano totalmente chiuse,
è stato una, diciamo, una contraddizione che sfiora la, veramente la persecuzione. Non si è migliorato la situazione da un punto di vista sanitario, le nostre attività hanno perso le festività natalizie e quindi hanno avuto un danno enorme. Stamattina Coldiretti ha diramato una nota con la quale ha stabilito che nel mondo, nel campo dell'agricoltura, l'assenza di cene e cenoni di Natale e di Santo Stefano hanno avuto una contrazione, una penalizzazione per 750 milioni di euro nel comparto agricolo, figuratevi rapportato rispetto alle attività di ristorazione, di bar, eccetera. Ma noi facciamo questa azione anche da un punto di vista della prospettiva. Oggi Fratelli d'Italia batte un colpo per richiamare l'attenzione su questo problema, ma anche perché quando il mondo tornerà normale, noi auspichiamo che avvenga nel più breve tempo possibile, bisogna rivedere un po' tutte le norme e le regole di ingaggio rispetto a questo mondo. Perché il mondo che ci troveremo a vivere sarà un mondo completamente diverso. Se dovremmo continuare a produrre, a far crescere le filiere che sono dietro di noi e continuare a dare i posti di lavoro che le attività di ristorazione danno, devono cambiare tutta una serie di punti di riferimento, di costi, perché altrimenti è insopportabile e non risolveremo il problema solo da un punto di vista dell'uscita dell'emergenza sanitaria. Quindi da oggi cominciamo, abbiamo lanciato questa mail, da oggi i nostri coordinamenti regionali e provinciali lavoreranno sui territori per dare disponibilità a tutte le aziende che anche anonimamente, perché noi non, cioè, è un'operazione fatta ovviamente solo per perseguire un fine molto molto concreto, le spese ovviamente saranno tutte quante supportate da Fratelli d'Italia. Chiederemo soltanto alla gente che vorrà partecipare a questa attività insieme a noi di dare la delega ai nostri legali e insieme a noi fare questa azione, che è un'azione di risarcimento di danno ma anche di dignità di una categoria molto molto importante per la nostra nazione. Allora, prima di lasciare le conclusioni al capogruppo Lollobrigida, chiederei innanzitutto ai colleghi Cajata e Zucconi di darci un breve opinione anche loro su quanto ci apprestiamo a fare, e poi sentirei anche i rappresentanti della ristorazione se vogliono fare un breve intervento. Sì, una precisazione ulteriore, anche se sono già state dette queste cose. Noi vogliamo evidenziare che i danni alla filiera dei pubblici esercizi sono stati causati sì dalla pandemia, ma soprattutto dall'attività provvedimentale del governo. Cioè, nelle varie sentenze, ha citato il collega Trancassini quelle del Tribunale di Roma, si fa esplicito riferimento al fatto che il governo, adottando un DPCM, che sono strumenti incostituzionali, che difettano come atti amministrativi di una motivazione, ma entrando nel merito e andando a prevedere i crediti d'imposta, limitano ulteriormente la facoltà dei conduttori di rivalersi rispetto a un periodo di crisi e di chiusura. Quindi, andando a normare precisamente con il credito d'imposta, presuppongono che tutti i canoni di locazione, per esempio, devono essere pagati. Le ulteriori difformità anche rispetto alle pronunce, alle evidenze, noi qui abbiamo tutti i verbali del CTS, dove mai è scritto che i ristoranti e i bar devono per forza essere chiusi, anzi ci sono dei passaggi dove si dice esattamente il contrario, e quindi è il governo che ha preso questa indicazione. Bene, questa attività provvidimentale del governo ha causato dei danni ulteriori che giustificano, secondo Fratelli d'Italia, in modo completo un'azione legale cumulativa, in maniera tale che vengano risarciti baristi, ristoranti, pub, pasticcerie, eccetera. L'ultima nota che mi permetto di fare brevemente è che Fratelli d'Italia già 3 mesi fa, a firma mia ma anche dei colleghi Trancassini, Osnato, Lollobrigida naturalmente e Cajata, aveva presentato una proposta di legge che è già calendarizzata in 10ª Commissione, che risolveva il problema dei costi fissi, che sono il vero problema in questo momento per queste aziende, con una serie di provvedimenti che andavano a tutelare sia i locatari che i locatori.
Questa era la strada giusta e quindi volentieri oggi intraprendiamo a fianco di queste categorie, assumendoci anche giustamente il costo economico, una battaglia per risarcire a chi è stato danneggiato. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Parliamo con cognizione di causa perché conosciamo bene la tematica della ristorazione. Siamo stati offesi quando il governo ha deciso di denominare il decreto ristori, perché ristorare vuol dire dare supporto, aiutare a chi vive una fragilità. Noi ristoratori sappiamo che cosa vuol dire ristorare. Associare il nome della ristorazione a quel decreto è stato, oltre che indegno, un insulto per chi invece vive tutti i giorni questa missione. Ora, poiché questo settore in Italia occupa una parte importante dal punto di vista economico e dal punto di vista occupazionale, e tutta l'attività normativa del governo ha provocato, come diceva l'onorevole Zucconi, un danno, questo danno non deve essere ristorato, deve essere risarcito. E il risarcimento del danno, come noi tutti sappiamo, quando subiamo un danno, deve essere proporzionale al danno che ci è stato inflitto. Ora, questa causa, che era nelle mani dell'avvocato del popolo, speravamo potesse dare un risarcimento adeguato, ma invece il presidente Conte ha fallito, oltre che come presidente del Consiglio, ha miseramente fallito anche come avvocato, perché il risarcimento è stato indegno. Noi stimiamo che rispetto ai volumi di affari delle attività ristorative, gli aiuti che sono stati dati vanno dal 3 all'8% del fatturato. La perdita di fatturato è stimata dal 60 al 70%, per cui voi immaginate, a fronte di una perdita di fatturato inflitta da provvedimenti normativi che porta al 60% di perdita del fatturato, è stato ristorato dal 3 al 6%, per cui c'è una perequazione evidente a cui noi vogliamo porre rimedio con questa azione di risarcimento. Un ultimo dubbio ci viene, è quello che chi viene danneggiato maggiormente da questa situazione è l'attività di ristorazione italiana, tipica italiana, i ristoratori che hanno fatto dell'azienda il loro, la loro attività di sostegno, di sostentamento. Chi ne trae beneficio sono le grandi catene internazionali del food. E qui ancora una volta il governo dimostra come non è vicino al piccolo imprenditore italiano ed è invece vicino alle grandi catene internazionali. Grazie. Grazie. In effetti il tema che solleva Salvatore Cajata è importante, quello dei ristori e degli indennizi. Se pensate che per il cashback sono stati stanziati 4 miliardi e mezzo di regali non richiesti peraltro dalle banche, e invece per tutto il fondo perduto, quindi non solo per la ristorazione, nei 4 decreti ristori, per tutti i contributi a fondo perduto sono stati stanziati circa la metà, 2 miliardi e 700 milioni, quindi è chiaro che c'è proprio una mancanza di cognizione di causa da parte di questo governo. Allora, nel ringraziare anche il vicepresidente del Parlamento Pierpaolo Terranova, darei adesso la parola a coloro che vivono sul campo quotidianamente, cominciando dal signor Paolucci, insomma, salve, se ci vuole raccontare un po' l'esperienza. Buongiorno a tutti. Si sente sul microfono? Sì, penso di sì. Ho sentito già qualcosa e chiaramente sono tutti argomenti più che giusti. I punti me l'ho scritto anch'io, 5-6 punti molto rapidi per una ripresa fondamentalmente. Quindi il concetto del ristoro va più che bene, ma dovrebbe essere un ristoro chiaramente serio e misurato, cioè non farlo su aprile, perché non c'ha veramente nessun senso parlare di un mese. Non si capisce perché è stato preso questo mese di riferimento, ma molto semplicemente il fatturato 2019, differenza di fatturato 2020, si stabilisce una percentuale sul delta, quanto è fatturato in meno, 100.000, 1 milione, il 20%, il 15%, il 25% su quello che è stato il fatturato in meno del 2020, almeno quello andrebbe dato, secondo me è molto semplice, diciamo, come punto uno, questo secondo me è fondamentale. Gli sgravi, gli affitti, va bene, ok il 60%, ma siamo sempre noi che li dobbiamo anticipare, e molto spesso diventa anche, perché se non c'è la fattura, se non c'è il pagamento, non viene fatto lo sgravio,
noi oggettivamente abbiamo difficoltà, molte aziende possono avere difficoltà di anticipare in questo momento comunque il costo dell'affitto per avere chiaramente lo sgravio. Terzo punto, gli orari. Oggettivamente io non faccio il birocolo e faccio il ristoratore, ma a logica io più diciamo ampio la forchetta delle persone che possono uscire e più diluisco le persone per numero di orario e di tempo, teoricamente meno contatto e massificazione di gente c'ho. Se facciamo uscire le persone un giorno a settimana o in pochi orari, chiaramente abbiamo più gente in quel momento. C'è questo senso degli orari in questa maniera, la riapertura venerdì sabato, giovedì venerdì, cioè non si capisce veramente quale logica ha. Altra cosa importante per la ripartenza, a mio avviso, sarebbe investire anche sul costo del lavoro, perché da quando finirà la cassa integrazione succederà probabilmente un grosso problema per quanto riguarda i dipendenti, le aziende che licenziano. Bisognerebbe assolutamente evitare che questo accada, ma aiutare le aziende a mantenere la forza lavoro, incentivare a non licenziare e dare veramente, cioè abbassare il costo, la tassazione sul costo del lavoro. E anche qui la tassazione, se ne parla, so che ne parlate tutti, di tassazione, diciamo più una famosa flat tax o comunque una tassa unica giusta, che sia comunque veramente diciamo ma proprio facile anche da individuare. Quindi ci deve essere un incentivo anche sulla ripartenza, oltre a questo ristoro, a questa class action che avete chiaramente detto. Secondo me sono questi i punti focali. Grazie mille. Grazie a voi. Sempre nel mondo della situazione, velocemente anche il signor Carlo Stocco. Grazie. Allora, io vivo una realtà molto piccola, Rieti è una città di 40.000 abitanti. Nella fattispecie di cui stiamo parlando, a parte quello che dice il mio collega, giustamente da quello che noto, da quello che noi notiamo è tutto, diciamo, quello che viene fatto è troppo lento, e i risarcimenti sono veramente pochi e le velocizzazioni che vorremmo, almeno ogni azienda crede adesso vorrebbe qualcosa di concreto, ma subito, non aspetta un mese, due mesi. Ci sono persone in un gruppo che abbiamo su Facebook che addirittura dicono: ma quando arrivano questi soldi che ci hanno fra virgolette promesso? Allora, se le promesse fatte sono promesse che poi determinano sono un pochino emozionato. Allora, nel senso che se una persona che sta al governo ci dice faremo questo, faremo quest'altro, siamo pronti a darvi soldi, arriva una quantità di denaro che vi permetterà di, e poi questa cosa non avviene, al di là del danno, che è un danno diciamo economico, viene fatto un danno mentale e la persona viene demonizzato un mondo che invece è sempre stato il mondo di, cioè portava a sé, il nostro mondo porta a sé le persone. Noi non possiamo diventare i cattivi e poi magari riaprono le scuole con la possibilità di mettere in una stanza 20 alunni invece che 40. È un assurdo, è veramente un assurdo. E di più non posso dire, perché comunque il mio collega ha detto già anche troppo. Mi sembra che voi abbiate farete in modo di manifestare il nostro momento. Il resto spero che le persone che ci governano o che ci governeranno faranno in modo che queste cose che noi richiediamo vengano fatte subito, senza, come si dice, senza fare scelte partitiche che sono ovvie magari, perché è normale che quando si fa politica si fa, ma che siano scelte fatte per il popolo. Grazie, okay. Grazie mille. In questo caso le rassicurazioni le chiediamo al capogruppo. Allora, intanto un ringraziamento sentito a Marco Snato come responsabile dipartimento per aver organizzato insieme ai colleghi Trancassini, Cagliata e Zucconi questo momento di approfondimento su un tema che ci è caro. Ringrazio della partecipazione ovviamente le rappresentanze della categoria che vengono toccate in primo luogo e spiego ulteriormente alle cose che già puntualmente hanno sottolineato i colleghi, qual è la ragione per la quale una forza politica oggi mette a disposizione proprie risorse, la propria disponibilità per sostenere questa azione? Perché riteniamo che il governo non abbia fatto quello che era necessario, abbia gravi responsabilità verso alcune categorie in particolare. Ci sono delle responsabilità di natura politica. L'Italia non è stata mai divisa in due come avviene oggi, tra quelli garantiti
che sono quelli che hanno lo stipendio a fine mese, quelli che hanno la cassa integrazione, e i non garantiti, che sono quelli che hanno pagato le tasse, che hanno mandato avanti la baracca, che hanno le partite IVA, che si caricano su loro stessi il rischio di impresa in Italia. Sono questioni che abbiamo denunciato pubblicamente, che abbiamo sostenuto politicamente anche nell'ultima legge di bilancio, grazie a Fratelli d'Italia, che si è aperto a una breccia in una visione ideologica che aveva sempre considerato quelli che hanno un'azienda privata, quelli che hanno una partita IVA, quelli che fanno i ristoratori, la filiera della ristorazione, che è ben più ampia di quello che uno vede nel ristorante, c'è tutto quello che c'è dietro, migliaia di posti di lavoro, migliaia di produttori, venivano considerati soggetti che si devono garantire da soli. Noi che siamo sostenitori di un sistema universale di supporto, perché se c'è la cassa integrazione per chi ha un lavoro dipendente, dovrebbe esserci, ci deve essere uno strumento analogo anche per chi ovviamente crea impresa. Quindi le responsabilità del governo sono di natura politica, e lo abbiamo detto, e stiamo ovviamente facendo il nostro dovere in Parlamento, ma ci sono altre responsabilità che vogliamo comprendere, se sono quelle rispetto alle indicazioni del CTS, le indicazioni che sono state dei ristoratori, si doveva chiudere, quando si doveva chiudere, la ragione per la quale si continuano ad avere degli step di informativi che non garantiscono la possibilità di portare avanti una attività in maniera normale, perché se un ristoratore tu gli dici che apre a Natale e poi chiudi a Natale, quella persona ha comprato beni per poter servire o non servire, per esempio, non dico un piatto di tartufo, ma qualsiasi prodotto deperibile. Solo chi non è mai entrato in un posto di lavoro non sa che le cose funzionano con questa modalità. Ed allora su questo noi riteniamo il governo abbia delle gravi responsabilità e delle gravi inadempienze che dovrà ovviamente, alle quali dovrà rispondere in sede politica, in cui in Parlamento ce ne occuperemo ovviamente nel nostro ruolo, ma anche in sede giudiziaria, perché anche lì l'azione che Fratelli d'Italia sta portando avanti e che ovviamente farà in nome per conto delle imprese che riterranno opportuno delegarci, coprendone le spese, perché evidentemente crediamo che si possano sobbarcare ancora una volta i ristoratori, e quindi se la politica può fare qualcosa può metterci del suo anche in termini economici per raggiungere questi obiettivi, quello di sensibilizzare il governo dal punto di vista politico a dare quelli che sono indennizi adeguati. Voi sapete che Fratelli d'Italia ha contestato fin dall'inizio per esempio il meccanismo dei codici Ateco, quello di mettere sullo stesso piano tutte le attività. Se tu costringi un'attività a chiudere, da quell'attività gli devi riconoscere subito i costi fissi, che sono diversi da attività ad attività, e non una tantum, un bonus che spesso non serve a coprire nemmeno le bollette della luce. Insomma, questo è drammatico, lo ricordava il collega Cagliata. Poi se c'hai avuto un danno devi essere in quota parte puntuale e precisa di poter recuperare quello che hai perso. Ovviamente se il periodo fosse stato un periodo di 20 giorni, un mese, come è stato come si immaginava all'inizio, le cose sono sopportabili per tutto. Questa situazione ormai è perdurante, è una situazione indeterminata, e nell'indeterminatezza bisogna ragionare ed agire per fare la cosa principale, qui chiudo, che è quella di salvaguardare le nostre imprese e i posti di lavoro a queste collegate. Che cosa sta avvenendo nel mondo del turismo e della ristorazione? Ovviamente sta avvenendo l'inserimento della criminalità, lo sciacallaggio di aziende straniere, di grandi aziende multinazionali che entrano in questo mercato trovando la gente strozzata perché manca di liquidità, quello che oggi non si riesce ad avere. E ovviamente all'imprenditore che cosa gli puoi dire? Gli puoi dire resisti ma non sai che fine farai, o gli devi dire come è stato resisti perché mi farò carico della situazione presente ma anche della situazione futura, per esempio in termini di fiscalità, come si ragionava prima? Uno deve dire chi resiste oggi fa un investimento per il futuro, e lo Stato compartecipa a questo investimento dando oggi delle rassicurazioni che permettano a chi resiste di comprendere che non c'è una divaricazione tra Stato e impresa come c'è stata fino adesso, ma c'è lo Stato che torna ad essere amico dell'impresa in questo momento di difficoltà, cercando di rassicurarla con azioni concrete. Quindi Fratelli d'Italia si sta facendo portavoce in tutte le sedi di questa istanza, di questo argomento. Ovviamente noi siamo una forza politica e per questo rappresentiamo un pezzo di società. Auspichiamo che tutte le altre forze politiche facciano lo stesso, ci mancherebbe altro.
Dovremmo avere il 100% delle forze politiche impegnate a sostenere l'ossatura e l'asse portante della nostra economia, che sono le imprese. Purtroppo alcuni lo fanno e altri non lo fanno, e sarà ai cittadini utile avere anche la possibilità di scegliere quelle forze politiche che si sentiranno più vicine in questa fase a regole di ragionevolezza. Noi non facciamo di più che essere ragionevoli, riflettere che se le imprese chiuderanno, in futuro non ci sarà possibilità di mandare avanti la nostra nazione da nessun punto di vista. Solo i ciechi non riescono a prendere in considerazione questo aspetto, o un governo che non ha una prospettiva per il futuro, ma che ha un'unica volontà, che è quella della sopravvivenza nell'immediato. Grazie, grazie mille. Non so se c'è una domanda. Sì, allora, se non ci sono altre domande, facciamo.